Ripartire significa adattare le imprese a questo nuovo scenario di convivenza con il virus, ma per fare questo servono finanziamenti. La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi un bando da 20 milioni di euro, in parte finanziati dall'Unione Europea, per la ricerca ed innovazione finalizzato al rilancio del settore produttivo. Bisogna immaginare un sistema economico che sia in grado di reagire di fronte a eventi drammatici come quelli che abbiamo vissuto durante il lockdown. Allora abbiamo voluto dedicare appunto 20 milioni di euro proprio alla ricerca, all'innovazione nell'ambito delle reti innovative regionali e dei distretti, proprio per dare la possibilità alle nostre imprese di immaginare, assieme ovviamente all'università, delle dinamiche produttive che siano in grado di essere resilienti, quindi anche i cicli produttivi stessi che siano così veloci anche nel modificare la propria capacità produttiva per continuare ad essere competitivi di fronte anche a cataclismi come quelli che abbiamo vissuto. Il bando è stato presentato all'Università di Padova. Il progetto infatti vuole far dialogare le aziende riunite nei distretti produttivi e la ricerca per sostenere la ripartenza economica attraverso nuove strategie e nuove specializzazioni declinate in base alle esigenze di questa fase post-Covid. Delle progettualità di massimo 24 mesi, è proprio un ragionamento che viene dal fatto che vogliamo vedere dei risultati concreti, pronti da spendersi già nei prossimi 6 mesi, nel prossimo anno, per dare risposta allo strascico della crisi o eventuali, speriamo di no, ma eventuali ricadute che la situazione pandemica potrà avere. La partecipazione alle reti ha una sua procedura, le reti sono aperte, per cui qualsiasi azienda può iscriversi e partecipare alle reti innovative regionali.